Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Nella terza giornata di Forum PA 2020 dedichiamo questo appuntamento al tema dell'apprendimento a distanza e delle competenze digitali, che abbiamo affrontato anche questa mattina nel corso di un'intervista con il ministro dell'Università Gaetano Manfredi. Partiamo ora con una breve pillola video, con una copertina e poi entriamo nel dibattito. L'Italia è stato uno dei primi paesi a sospendere le lezioni in tutte le scuole il 5 marzo 2020, come misura di contenimento per la diffusione del Covid-19. Il blocco è poi proseguito fino alla conclusione dell'anno scolastico, ma se le aule sono diventate inaccessibili, la didattica non si è fermata. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo stabiliva che i dirigenti scolastici attivassero modalità di didattica a distanza con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La DAD, appunto la didattica a distanza, è così improvvisamente entrata nelle case delle famiglie italiane. Ma in tutte le case? Non proprio. Molte famiglie sono rimaste escluse. Se quindi la DAD ha offerto da un lato una grande opportunità, quella di non perdere l'anno scolastico e mantenere in contatto studenti e insegnanti, allo stesso tempo ha fatto emergere e ha accentuato divari già esistenti. In Italia, ad aprile, su 8,3 milioni di studenti costretti a casa, solo 6,7 milioni erano stati raggiunti dalla DAD, pur con mezzi diversi, piattaforme online, ma anche chat del telefono. A rilevarlo un monitoraggio svolto dal Ministero dell'Istruzione. In pratica, oltre 1,6 milioni di studenti risultavano esclusi dall'attività scolastica. La causa? Prima di tutto il divario tecnologico. Secondo l'Istat, il 23,9% delle famiglie italiane, dunque una su quattro, non ha accesso a internet. Secondo il rapporto DESI 2020, l'Italia è ancora indietro per connettività e tutti i dati sulla diffusione della banda larga sono inferiori alla corrispondente media europea. Molte famiglie, poi, non possiedono dispositivi adatti per seguire la didattica a distanza, come computer o tablet. Con il decreto Cura Italia sono arrivati 85 milioni di euro, 70 per l'acquisto di device da dare in uso agli studenti, 10 per dotare le scuole di piattaforme digitali e 5 per la formazione degli insegnanti alla teledidattica. Sono stati poi stanziati 8,2 milioni di euro per gli animatori digitali delle scuole e ancora 80 milioni di risorse PON per l'acquisto di computer, tablet e dispositivi nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il 5 maggio, con il piano scuola approvato dal Comitato Nazionale per la Banda Ultralarga, arrivano poi oltre 400 milioni di euro per garantire la connessione veloce all'81,4% delle scuole e voucher per le famiglie fino a 500 euro, in base all'ISEE, per connessioni veloci, computer e tablet. Oltre alla banda ultralarga e a strumentazioni adatte, servono però maggiori competenze digitali tra gli studenti, ma anche tra i docenti. Secondo l'Agicom, ad esempio, meno di un quinto degli insegnanti sfrutta il digitale per collaborare e condividere materiale con altri docenti, limitandosi a usare la rete per consultare fonti e contenuti. E sempre il DESI 2020 conferma che l'Italia possiede livelli di competenze digitali di base e avanzate tra i più bassi d'Europa. Per concludere, questa emergenza ha messo in luce un uso della DAD lasciato spesso all'iniziativa personale dei docenti. Manca una preparazione che spinga a ripensare la didattica a partire dal digitale, non replicando semplicemente in modalità online le lezioni in presenza. Come mettere dunque davvero a frutto le potenzialità del digitale per insegnare discipline classiche con strumenti nuovi, senza dimenticare le necessità degli studenti con bisogni educativi speciali? Da questa domanda si potrebbe forse ripartire per la scuola del post-emergenza.
Da questo recente periodo sono emerse quindi numerose criticità, ma anche delle opportunità su cui dovremmo lavorare. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti che vi presenterò a breve, ma intanto vedo che è già collegata con noi la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che saluto e ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Passo quindi subito la parola a lei, perché so che poi dovrà tra l'altro lasciarci per degli impegni istituzionali, quindi passerei subito a chiederle di fornirci un quadro di cosa la scuola ha vissuto in questo periodo, un periodo insomma sicuramente emergenziale, ma poi al di là di questo anche avere uno sguardo in prospettiva. Le chiederei uno sguardo in prospettiva, quindi diciamo in una scuola che uscendo da questo periodo di emergenza sicuramente deve affrontare criticità molto importanti, come si può però pensare di continuare a lavorare sulla didattica a distanza affinché affianchi la didattica in presenza, affinché queste due metodologie messe insieme possano dar vita ad una scuola in grado di rispondere davvero alle richieste che arrivano dalle famiglie, da una società che sta cambiando e quindi non solo in un periodo di emergenza, ma soprattutto in periodi di normalità. Prego, Ministro, le lascio quindi la parola per il suo intervento. Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito e per questa ottima occasione di confronto. L'apprendimento a distanza e le competenze digitali sono sicuramente due temi fondamentali. Se vogliamo, sono esplosi durante il periodo del lockdown. La scuola ha reagito con grandissima resilienza, con grande coraggio, devo dire anche partendo quasi da zero, perché pochi erano gli insegnanti formati per fare didattica digitale. Sono partiti da zero, la didattica a distanza, abbiamo letto, spesso è stata vituperata, ma in realtà è stata l'unica forma e l'unica prospettiva che avevamo per permettere ai nostri docenti di stare vicino alla maggior parte dei nostri studenti e non perdere l'anno scolastico che se no si sarebbe concluso malamente. È un risultato che io voglio rivendicare, perché è stata una grandissima opportunità di modernizzazione sia delle forme di didattica, ci ha permesso di acquistare tantissimi device che resteranno un patrimonio per le nostre scuole. Oltre alle cifre che avete detto voi nel filmato di prima, abbiamo aggiunto anche altri soldi, perché abbiamo messo anche altri milioni di euro per l'acquisto dei device per i CPIA, per le sezioni ospedaliere, per le sezioni carcerarie e poi anche per tutta la scuola secondaria di secondo grado. Come uscirà, diciamo, il paese da questa crisi? Come ne uscirà soprattutto la scuola? Io penso che la scuola possa uscirne molto rafforzata. La cosa fondamentale però chiaramente è che tutti quanti remino dalla stessa identica parte, e questa parte deve essere la parte della modernizzazione, del cambiamento, del permettere di avere studenti e studentesse sempre più preparati e un personale docente formato. Riguarda quindi sia le strutture in sé tecnologiche, per cui veramente abbiamo fatto enormi acquisti, ma riguarda la stessa didattica. Il periodo del lockdown è stato un periodo difficile. La scuola ha subito una ferita enorme nel momento in cui ha dovuto chiudere le sue porte fisicamente, perché la didattica in presenza non era ovviamente possibile, e ha coinvolto circa in Italia 8 milioni e mezzo di studenti, nel mondo 1,5 miliardi di studenti. Tante volte ci siamo confrontati con i ministri dell'istruzione europei e non solo europei, e tutti siamo andati nella stessa identica direzione, che era quella della didattica a distanza. Chiaramente non è uno strumento perfetto e non poteva essere uno strumento perfetto, perché c'erano dei vuoti enormi da colmare e anche in tempi brevi, ma quei vuoti erano dovuti ad anni e anni di tagli che nella scuola c'erano stati. In realtà devo dire che dalle esperienze che abbiamo potuto vedere, da tutte le lettere che sono arrivate, dal fatto che io spesso adesso vado nelle scuole, la didattica a distanza ha funzionato molto bene nella scuola secondaria di secondo grado e ha funzionato un po' meno nella scuola primaria. Gli studenti più grandi, più abituati all'utilizzo della tecnologia, e gli insegnanti più formati nella scuola secondaria di secondo grado sicuramente hanno fatto la differenza
tanto che gli stessi studenti e studentesse ci hanno chiesto di tenere la didattica digitale integrata come forma complementare alla didattica in presenza anche nelle linee guida che poi abbiamo scritto per la riapertura di settembre. Abbiamo però accompagnato gli studenti e le studentesse in questo periodo complesso che abbiamo vissuto anche tramite la televisione. Con la RAI abbiamo fatto un accordo, c'è stata una collaborazione importante, il programma Maestri è stato seguito non soltanto dagli studenti e dalle studentesse che dovevano fare gli esami di Stato, ma anche dalle famiglie. Questa collaborazione andrà avanti. Io credo che la televisione sicuramente possa dare una mano alla scuola e che la scuola debba entrare in televisione, a supporto non soltanto della didattica, ma come strumento culturale a tutti gli effetti per i nostri cittadini. Ora, è chiaro che rispetto a delle politiche che in passato hanno tagliato, io vorrei ricordare che alla scuola sono stati tagliati 8 miliardi di euro ex abrupto nel giro di 2-3 anni. Quella stagione è finita perché questo governo crede nella scuola e sta investendo nella scuola come è giusto che sia. Abbiamo messo circa da gennaio ad oggi 5,6 miliardi sulla scuola. E due giorni fa ho firmato un bando PON per 236 milioni di euro, 236 milioni di euro che serviranno a dare una mano agli studenti meno abbienti, perché con questi soldi noi compreremo kit didattici per l'inizio della scuola a settembre, quindi libri di testo, sia cartacei che digitali, zainetti, device da distribuire secondo le esigenze che i dirigenti scolastici ci diranno agli studenti meno abbienti. I soldi li diamo direttamente alle scuole. Le scuole secondarie di primo grado potranno avere fino a 100.000 euro e le scuole secondarie di secondo grado fino a 120.000 euro. Penso che lo Stato debba essere assolutamente presente, soprattutto dove ci sono delle condizioni di difficoltà economiche che ovviamente in questo periodo nel Paese si sono acuite. Il nostro compito è stare vicino agli studenti che sono più in difficoltà, anche perché ogni euro che viene messo sulla scuola non è un euro speso, è un euro investito. E penso che il Paese debba iniziare a comprendere questo concetto. Tutti i soldi che vengono messi sulla scuola sono una forma di investimento sul futuro, ma anche sul presente del Paese. Quindi investimenti in edilizia scolastica sono assolutamente fondamentali in quei 5,6 miliardi che noi abbiamo messo, tanto è sull'edilizia scolastica, in ultimo gli 855 milioni per le scuole secondarie di secondo grado. Ora, risorse sulla digitalizzazione, in passato ne sono state messe poche, adesso ne abbiamo messe, come avete ricordato voi prima, con il filmato, il Cura Italia, primi 85 milioni, ma alla fine siamo arrivati all'incirca a 200 milioni per l'acquisto di device, più i 400 milioni per la banda ultralarga. È come se durante il periodo, ahimè, del coronavirus fossero esplose, no? Tutte le difficoltà che il Paese ha accumulato negli anni. Quello della banda larga ne è un esempio. Io ricordo quando insegnavo a scuola, avevamo anche le LIM, ma spesso la connessione era carente. Quindi quello che potevi fare in 5 minuti lo facevi impiegando molto più tempo. Ecco, questa cosa deve assolutamente finire. La banda larga deve arrivare a tutte le nostre scuole. Devo dire che un investimento di 400 milioni di euro fatto insieme alla ministra Pisano, insieme al MISE, ne è un segnale evidente, così come è un segnale evidente non soltanto investire su quella che è la digitalizzazione, che è fondamentale, ma anche su quello che viene definito un po' capitale umano. Ecco, i nostri docenti, i dirigenti scolastici, ma anche il personale alto, hanno fatto un lavoro eccellente negli ultimi mesi. Forse si è riscoperta un po' anche la grandezza del corpo docente italiano. Ecco perché quest'anno io ho faticato non poco, devo dire il vero, però sono riuscita a evitare qualsiasi forma di tagli all'organico del personale. Non è stato facile, nel senso che noi abbiamo una denatalità costante. Quest'anno abbiamo altri 75.000 studenti in meno, avremo in meno nelle nostre aule, però il taglio dell'organico del personale non era assolutamente pensabile in un momento invece in cui ci servono più insegnanti per affrontare la sfida
che vinceremo tutti insieme, che è la sfida di riportare i nostri studenti e le nostre studentesse in presenza a settembre a scuola. E a tal proposito, sia rispetto all'organico, sia rispetto alla digitalizzazione, questo Ministero finalmente si sta digitalizzando. La procedura delle graduatorie provinciali che noi stiamo per ultimare, finalmente sarà una procedura digitale, ma fino a 3 anni fa, quando si sono aggiornate quelle graduatorie, arrivavano 1,5 milioni di domande cartacee. Ed è evidente che nel 2020 non si poteva andare avanti ancora con 1 milione di domande cartacee. Abbiamo digitalizzato le graduatorie provinciali, abbiamo creato il meccanismo della call veloce che permetterà in maniera assolutamente volontaria ai docenti di poter prendere il ruolo, quindi un contratto a tempo indeterminato, anche in una regione diversa rispetto a quella nella quale hanno vinto il concorso. Sono tutti, diciamo, meccanismi che dovranno servirci a garantire che in quelle cattedre che vengono definite vacanti e disponibili possa andarci un insegnante, possa appunto prendere il ruolo. A maggior ragione questo diventa importantissimo a settembre, perché noi dal 1° di settembre dobbiamo riportare gli studenti a scuola, quelli che hanno bisogno di recuperare in parte gli apprendimenti persi o anche potenziare alcuni aspetti della conoscenza. Poi dal 14 settembre ricomincia la scuola un po' per tutti, fatta eccezione probabilmente per 2 regioni italiane che decideranno di iniziare un po' più tardi. Quindi l'obiettivo di settembre è iniziare con una scuola che non possa essere quella che era prima. Deve essere una scuola più moderna e una scuola anche rispetto agli arredi più moderna. Comprare banchi di ultima generazione, per questo ringrazio il commissario Arcuri che mi darà una mano con la gara, servirà a velocizzare la sua nomina come commissario agli acquisti e anche per gli arredi, a velocizzare la procedura, le procedure burocratiche che, come voi sapete, in Italia sono spesso lunghissime. Comprare, ecco, degli arredi nuovi, dei banchi nuovi, significa pensare anche a delle forme di didattica che siano diverse, che siano più moderne, innovazione didattica che ormai gli studenti e le studentesse ci chiedono in continuazione. Ed è per questo che l'innovazione didattica passa inevitabilmente, perché è così, dalla formazione del personale scolastico, dalla formazione del personale docente. Infatti noi nelle linee guida abbiamo scritto che una particolare attenzione dovrà essere data già quest'estate alla formazione del personale. Sull'innovazione didattica anche digitale, non perché questa debba sostituire, perché non sostituirà mai chiaramente la didattica in presenza, ma perché può essere un aiuto anche in presenza stesso, perché ci sono delle scuole che utilizzano i mezzi tecnologici, le app, tutto quello che può servire per l'apprendimento, e lo fanno già in classe. Ecco, io vorrei che questo si estendesse il più possibile, perché non bisogna aver paura del cambiamento, bisogna saperlo governare, e lo si governa con la preparazione. La didattica digitale da una parte, ma anche tutto il mondo del digitale dall'altro, dicevo, va governato. Io penso per esempio a tutti quei fenomeni, purtroppo, di cyberbullismo che spesso hanno colpito la scuola, perché gli studenti hanno sì in mano lo strumento digitale, ma sono educati all'utilizzo dello strumento digitale? Questa è una domanda che tante volte ci siamo posti, la risposta la conosciamo, ed è per questo motivo che nelle linee guida per l'educazione civica, che da settembre diventerà obbligatoria, noi abbiamo messo una parte specifica che riguarda la cosiddetta cittadinanza digitale, la media education. Diciamo che i 3 tronconi delle linee guida sull'educazione civica sono, da una parte, lo studio della nostra Costituzione, dall'altra tutta l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, e poi la media education, la cittadinanza digitale. Perché penso sia assolutamente fondamentale che i giovani sappiano utilizzare lo strumento tecnologico, avendone però consapevolezza. Ci vuole potremmo definirla un'alfabetizzazione digitale, perché sennò si rischia di diventare soltanto soggetti passivi di uno strumento che spesso è stato utilizzato anche per aggredire gli altri, per utilizzare un linguaggio violento, anche a scuola, anche in classe, e questo non deve assolutamente accadere. La cittadinanza digitale ci servirà a contrastare un linguaggio dell'odio che di certo non può appartenere alle istituzioni scolastiche, non può appartenere ai nostri studenti. Quindi da
settembre noi parleremo anche di questo nelle scuole, nell'idea che la scuola debba essere, come spesso io la definisco, un ascensore sociale, un modo per far sì che l'articolo 3,2 della Costituzione possa veramente realizzarsi, quell'uguaglianza sostanziale che non può che partire assolutamente dalla scuola, un po' quello, se volete, che è successo anche a me quando tanti libri, diciamo, a casa mia non c'erano, ma avevo la scuola, avevo la biblioteca, avevo degli insegnanti bravissimi, eccezionali, che mi hanno insegnato tutto, anche il rigore, la serietà nell'affrontare determinate cose. Ed è per questo che io sto provando a restituire in parte da Ministro dell'Istruzione quello che la scuola mi ha dato. In questo periodo sto girando tanto i territori, finalmente ci si può muovere un po' di più e sto andando ai singoli tavoli regionali, quelli che mettono insieme i diversi stakeholders interessati alla apertura della scuola a settembre, gli enti locali per esempio, che sono i proprietari degli edifici scolastici, i sindacati, le associazioni dei genitori, degli studenti e delle studentesse, il mondo della disabilità. Ecco, io sto trovando una grandissima collaborazione negli uffici scolastici regionali, nei tavoli regionali per la riapertura della scuola a settembre. C'è la volontà di ripartire, io ho sempre detto questa non è una battaglia che possa avere un colore politico. La scuola appartiene a tutti quanti e tutti devono averne cura. Quindi quello che riusciremo a fare in questi mesi sarà assolutamente fondamentale, non soltanto per l'avvio del prossimo anno scolastico, ma per l'idea di scuola che noi vogliamo. Che idea di scuola vogliamo nel paese? Vogliamo utilizzare i soldi del Recovery Fund, come accadrà, per dare un'impronta seria al mondo della scuola, per diminuire il numero degli alunni per classe, per fare degli investimenti seri di edilizia scolastica, per avere tutti quegli strumenti che non lasciano indietro assolutamente nessuno. Questo è un obiettivo che io potrò raggiungere soltanto laddove tutto il paese remerà verso questa direzione. Vogliamo una scuola che sia più moderna, più equa, più solidale, inclusiva, dove tutti possano avere un posto, dallo studente straniero, allo studente disabile, allo studente normodotato, a tutti quegli studenti che hanno degli svantaggi culturali, socio-economici, una scuola che non lascia indietro nessuno e che realizzi quell'articolo 34 della Costituzione di scuola aperta a tutti, capace però di innovarsi e di rispondere alle esigenze di un paese che sta cambiando velocemente e di un nuovo millennio. Io penso che questa sfida tutti insieme la si possa vincere, però ci vuole un paese che creda nella scuola, che creda che i soldi messi sulla scuola siano un investimento, non una spesa, non un peso. Ecco, io spero che ci possa essere un moto d'animo da parte di tutti quanti verso questa direzione, allora sono certa che ce la faremo. Grazie. Grazie. Ringraziamo molto la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per il suo intervento, per aver partecipato a questo appuntamento. Ora inizieremo il dibattito con i nostri ospiti che vi vado tra poco a presentare e naturalmente già nell'intervento della Ministra abbiamo toccato alcuni temi che poi riprenderemo, il tema più strettamente degli strumenti digitali, del digitale, il tema delle competenze, del capitale umano, il tema dell'inclusione, quindi di una scuola che accolga tutti. E naturalmente questi temi li affronteremo ora nel dibattito perché abbiamo con noi degli ospiti che rappresentano diverse realtà, mondo pubblico, mondo privato, mondo del terzo settore e che si confronteranno con noi nel corso di due giri di tavolo che ora vi andrò a presentare. Allora, gli ospiti che abbiamo con noi sono qui in studio con me Mirta Michilli. Mirta Michilli è, ciao Mirta, benvenuta, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale e poi abbiamo Antonio De Santis che per Roma Capitale è assessore al personale. Abbiamo poi collegati da remoto Susanna Sancassani che dirige il centro METID, Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, la Task Force Teaching Learning Innovation del Politecnico di Milano. Abbiamo Alessandro Magnino, responsabile corporate marketing di Vodafone Business e Lorenzo Benossi, Chief Innovation Officer della Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo. Do il benvenuto a tutti gli ospiti, sia in presenza che,
che da remoto. E allora, cominciamo, come dicevo, con il primo giro di tavolo. Abbiamo circa 4 minuti a testa per i vostri interventi. Vi metteremo un cronometro a video, giusto per aiutarvi, insomma, nella tempistica. Allora, come ricordava anche la Ministra nel suo intervento, questo periodo di emergenza cosa ci ha insegnato anche? Ci ha insegnato, tra le altre cose, che serve una riflessione seria, approfondita, su che cosa significa apprendimento a distanza. Come si fa davvero apprendimento a distanza? Come si può valorizzare l'opportunità, le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a disposizione, in modo che non significhi semplicemente, ad esempio, replicare in modalità, appunto, a distanza da remoto, metodi che poi invece vengono, metodi tradizionali che vengono svolti in aula. Allora, su questo, quindi, fare il primo giro di tavolo chiedendovi proprio su cosa dobbiamo lavorare, secondo voi, relativamente a questi aspetti, quali caratteristiche dovrebbe avere l'apprendimento a distanza per portare davvero innovazione nel modo di trasmettere conoscenze e per lavorare in futuro in un contesto che riguarda, appunto, la scuola, ma non solo, appunto, anche la pubblica amministrazione, anche il mondo delle imprese, in una logica, appunto, di innovazione. Allora, cominciamo nell'ordine con Susanna Sancassani. Abbiamo detto centro. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta a Centro Meti del Politecnico di Milano, alla quale do subito la parola. Prego, Susanna. Bene, vi ringrazio molto. Rispetto a questo tema, io vorrei portare proprio l'esperienza che abbiamo fatto in Politecnico con questo passaggio improvviso della didattica dalla presenza online nel giro di pochissimi giorni. Nei primi giorni, quando io dialogavo con i docenti, anche sollecitandoli proprio a esplicitare attraverso delle parole chiave il loro vissuto nella didattica, le parole principali che emergevano erano distanza, solitudine, sensazione di parlare al muro, percezione di totale allontanamento dall'aula, non so se gli studenti vedono, non so se capiscono. Io vorrei condividere con voi adesso un istante quello che invece è successo pochissimi giorni fa, nel momento in cui ho fatto un lavoro con i docenti in Politecnico costruendo questa cloud, in cui ognuno metteva le proprie percezioni e ovviamente le parole che venivano gettonate di più si ingrandivano perché rappresentavano una maggiore convergenza di interessi. Ho chiesto loro che cosa ha funzionato per i docenti, lato docente, cosa ha funzionato per voi nella didattica a distanza, e guardate qual è la parola chiave: interazione. E l'altra, che si legge meno ed è meno chiara, che è supervisione, team working, riguarda il miglioramento delle possibilità di interazione con i gruppi di lavoro e di supervisione delle loro attività. L'altra molto importante è valutazione formativa, che significa tutte quelle interazioni volte a raccogliere informazioni sullo stato di avanzamento della classe verso gli obiettivi formativi e con l'obiettivo di dare un feedback che consenta allo studente di posizionarsi ed eventualmente riordinare qualcosa. Allora, questo è secondo me l'elemento chiave, il tema della interazione. Cioè, la didattica a distanza o meno funziona nel momento in cui c'è interazione, cioè la possibilità di andare a costruire un contenuto con una modalità interattiva con la propria classe. È lì che ritorna la dinamica dell'apprendimento efficace, perché la responsabilità del docente non sta nella trasmissione di un obiettivo, di un contenuto. La responsabilità del docente sta nel portare la classe a dei risultati di apprendimento ben chiari, e questi risultati di apprendimento possono essere raggiunti attraverso, in parte, il racconto di contenuti, ma soprattutto attraverso una co-costruzione di questi contenuti, che vuol dire interazione. E dire che online non si possa fare interazione significa semplicemente ignorare delle evidenze della rete. La rete è il luogo dell'interazione, nasce come luogo dell'interazione. Io tempo fa ho scritto un libro che si intitolava I collaboration, il senso della rete. Cioè, sono completamente convinta che la rete
è il luogo principalmente dell'interazione più che della comunicazione broadcast. La televisione è il posto della comunicazione broadcast. La rete è il posto dell'interazione. E ci sono moltissimi strumenti che permettono di costruire testi in modo collaborativo, mappe logiche in modo collaborativo, di fare rapidi brainstorming condividendo lavagne dove si mettono dei post-it e sui quali si può ragionare, fare test anche riflessivi. Il test online non è soltanto il quiz. Il test può essere proposto con una modalità riflessiva, di confronto, di scambio, anche a piccoli gruppi, anche sollecitando la creazione di coppie che poi dialogano con WhatsApp o altri canali più graditi ai ragazzi. Ecco, mi fermo qui, la parola chiave è interazione, si può fare attraverso la rete, non solo si può fare, ma si deve fare, e non è interazione per l'interazione, ma per un più efficace, durevole e profondo raggiungimento dei risultati di apprendimento. Bene, si può fare e si deve fare, insomma, questo mi sembra già una prima frase, insomma, significativa e forte. Allora, io passerei ora la parola ad Antonio De Santis, assessore al personale di Roma Capitale, come dicevamo, per invece agganciarci a questi temi rispetto all'esperienza proprio di Roma Capitale, quindi di un'amministrazione importante che su questi aspetti appunto sta lavorando e sta investendo. Innanzitutto grazie per l'invito, l'approccio e l'esperienza, il contributo che evidentemente io posso dare è quello legato anche alla parte pubblica, che diventa evidentemente molto importante, anche perché le attività del pubblico si riverberano poi su quelli che sono i servizi che devono essere offerti ai cittadini. Roma Capitale ha ben 23.000 dipendenti e tra le altre cose anche ben 6.000 sono insegnanti ed educatrici. Quello che vorrei sottolineare è proprio il valore, il grande patrimonio anche umano del corpo docente nel periodo del lockdown, che ha svolto appunto una didattica a distanza su base volontaria, e ci sono tantissimi episodi che dimostrano proprio il cuore, anche il valore delle insegnanti, delle educatrici e del mondo della scuola. Ma voglio approfittare del poco tempo a disposizione per sottolineare anche e soprattutto il valore della formazione, perché il concetto di apprendimento a distanza è legato evidentemente anche a quella che è la formazione nella pubblica amministrazione. Dico questo perché noi dobbiamo immaginare un ente così grande come Roma Capitale come una sorta di macchina che deve avere un motore. Questo motore non può che essere rappresentato dalla formazione, perché i dipendenti hanno proprio sete di formazione. Noi per questo motivo abbiamo costruito per la prima volta nella storia di Roma Capitale una scuola di formazione. Abbiamo recuperato un immobile che era in disuso, che era abbandonato, lo abbiamo ristrutturato e fino al periodo immediatamente antecedente al lockdown abbiamo ovviamente fatto molti corsi in presenza fisica. Questi corsi poi sono dovuti essere in pochissimo tempo anche cambiati in modalità online, e la grande sorpresa, e penso che sia un punto dal quale partire, è che sui nostri 23.000 dipendenti ben 8.000 si sono collegati ai corsi di formazione durante il periodo del lockdown. Sono evidentemente segnali incoraggianti che ci dicono di proseguire in questa direzione anche attraverso modalità di apprendimento e formazione a distanza. Anche perché con l'orario di lavoro molto spesso è difficile combinare la presenza nei corsi, mentre invece i dipendenti hanno dimostrato proprio la volontà di seguire questi corsi anche fuori dall'orario, di lavoro. Per cui da operatore della pubblica amministrazione in questo momento, il segnale che voglio assolutamente dare è che qualsiasi forma di apprendimento che appunto si agganci alla formazione deve rappresentare ed è assolutamente il volano per un rilancio della pubblica amministrazione stessa. Ovviamente per far questo servono degli investimenti. Noi abbiamo recuperato questi fondi per poter ristrutturare questi immobili e far partire questa scuola, ma nella pubblica amministrazione sicuramente in generale c'è necessità di investimenti che vadano
che vadano proprio in questa direzione. Per quanto riguarda invece gli aspetti legati appunto al digitale, noi abbiamo velocissimamente, utilizzando anche quelle che sono state le normative che in qualche modo hanno derogato all'approvvigionamento di sistemi tecnologici per poter garantire ad esempio lo smart working, e siamo riusciti quindi a strutturare qualcosa che sarà molto utile anche in futuro, non solo per l'apprendimento a distanza, ma anche per lo svolgimento delle attività lavorative da remoto. È un'occasione molto importante quella di fronte alla quale, nostro malgrado, tra virgolette, ci siamo trovati, ma penso che sia un punto di ripartenza molto importante ed un'occasione da non perdere per andare in questa direzione. Bene, grazie. Allora, come anticipavo, qui in studio con me c'è anche Mirta Michilli. Mirta Michilli è direttore generale della Fondazione Mondo Digitale, che su questi temi è molto attiva su tutto il territorio, conosce anche bene molto, molto le realtà delle scuole, il mondo degli insegnanti. Quindi passerei ora la parola proprio a lei per portarci la vostra esperienza su questo tema, quindi a che punto siamo nello sviluppo di una didattica innovativa che sia veramente tale, una didattica a distanza che sia veramente tale, e su cosa invece dovremmo ancora attivarci, quali sono gli elementi un po' più di criticità. Allora, grazie per la domanda. In realtà mi piace molto parlare di didattica innovativa per la scuola e mi piace poco invece di parlare di didattica a distanza. Io credo che la scuola in generale non ha bisogno di didattica a distanza, c'è un vero ascensore sociale soltanto se la scuola è la scuola tradizionale, una scuola in presenza. E questo soltanto se solo pensiamo che soltanto il 12% degli studenti è rimasto fuori dalla didattica a distanza, questo già ci fa capire che la didattica a distanza è un limite per lo sviluppo della scuola italiana. E un bravissimo insegnante ci ha detto questa frase, che insegnare è come recitare, tutto sembra scivolar via, non si sa quanto gli studenti abbiano realmente compreso. Perché questo? Perché nella didattica a distanza, per la scuola, io chiaramente il mio contributo è sul mondo della scuola, diverso è se parliamo nel mondo dei professionisti, il Comune di Roma, chiaramente è un'opportunità unica, però nella scuola manca con la didattica a distanza il dialogo educativo, e questo è fondamentale, l'interazione con il bravo insegnante crea quel contatto di cui lo studente, chiaramente tanto più è piccolo, tanto più scuola primaria, scuola media, è fondamentale proprio per entrare in empatia, per apprendere quello che l'insegnante cerca di trasmettere. E da lì, questo per dire che mi piace parlare invece di didattica innovativa. Io concordo con tutto quello che è stato detto, che è stata l'esperienza Covid una grande opportunità di innovazione collettiva. Tutti hanno provato ad utilizzare le tecnologie digitali per far didattica in modo alternativo. Chiaramente con uno smartphone, con tablet, è stato un grande esperimento che secondo me va capitalizzato nella direzione di appunto dotare la scuola italiana di tutta quella strumentazione, di tutto quell'insieme di conoscenze che permette oggi veramente di fare una didattica innovativa. Facciamo un esempio. Io credo che sia fondamentale, alcune cose che sono state dette anche dal Ministro, puntare tutto sulla formazione degli insegnanti. L'insegnante è la chiave di volta e ora con le tecnologie digitali può ad esempio imparare a costruire un apprendimento personalizzato. Ecco, con le strumentazioni moderne, con la capacità di adattare, di costruire anche contenuti didattici nuovi, anche relativamente alle diverse discipline, un bravo insegnante ha la possibilità di creare dei percorsi di apprendimento customizzati che la scuola tradizionale fa più difficoltà. Noi come Fondazione Mondo Digitale abbiamo elaborato da tanti anni, da 20 anni, lavoriamo con un modello di educazione che chiamiamo educazione per la vita, che ha tra le competenze fondamentali da sollecitare negli studenti oggi, nel XXI secolo, nel secolo della complessità, due competenze importanti: le competenze digitali e le competenze all'autoimprenditorialità. Perché sempre più
ci sono bisogno di competenze digitali per affrontare il mondo del lavoro, il mondo dello studio, il mondo delle professioni, ma non soltanto legate alla didattica a distanza, tutti i linguaggi del digitale, la robotica, l'intelligenza artificiale, e dall'altra parte l'autoimprenditorialità, perché noi crediamo che oggi per navigare nel mondo complesso del XXI secolo i ragazzi hanno bisogno di imparare ad essere imprenditori di se stessi. Questo non significa che dovranno tutti fare gli imprenditori nella vita, ma dovranno imparare a disegnare un proprio ecosistema personale ed alimentarlo durante tutto l'arco del tempo. Bene, abbiamo già un po', diciamo, anticipato quello che sarà poi il focus, il tema anche del secondo giro che faremo con voi, che è proprio più specificamente dedicato alle competenze, però è sì, effettivamente molto importante questa precisazione anche che ha fatto Mirta di didattica innovativa, perché poi è anche un po' quello che dicevamo all'inizio, cioè unificare la didattica tradizionale con le nuove metodologie, quindi fare in modo che appunto le strumentazioni che oggi abbiamo a disposizione siano un'opportunità e non un limite, quindi poi c'è anche tutto il tema dell'inclusione che è molto ampio. Allora, io darei ora la parola ad Alessandro Magnino, responsabile corporate marketing di Vodafone Business, in particolare per invece guardare più a questi temi di cui stiamo parlando dal punto di vista di un'azienda che appunto lavora anche molto su questo tema, sul tema appunto dell'innovazione anche per le competenze, per la formazione, e farci raccontare un po' come dal loro punto di vista, quali sono gli aspetti centrali che sono emersi in questo periodo e come appunto si sta lavorando anche in maniera nuova su questi temi, anche a causa, possiamo dire, ma poi possiamo dire anche grazie a questa situazione drammatica che insomma abbiamo vissuto. Prego. Buongiorno a tutti. Intanto io credo che uno degli aspetti più importanti, no, a proposito di apprendimento a distanza, tu hai citato poco fa l'importanza dell'inclusione. La nostra è un'azienda, quindi Vodafone, che ha fatto della capacità nell'abilitare la società digitale e quella che noi chiamiamo l'inclusion for all una bandiera. Dal momento che siamo un operatore di telecomunicazioni e quindi siamo un'infrastruttura critica del paese, è fondamentale che quello di cui parliamo sia in primo luogo accessibile e disponibile a tutti. Per darvi alcuni numeri, se questa stessa emergenza fosse accaduta 6 anni fa, in assenza delle reti 4G, avremmo avuto tutti un'esperienza drammatica, quindi sia come privati, sia come persone che lavorano all'interno delle aziende, e anche gli studenti e gli insegnanti non sarebbero riusciti a fare quello che è stato fatto. Vi riporto alcuni numeri anche per darvi un po' un'idea di quello che è stato l'impatto nella fase emergenziale dell'incremento del traffico sulle reti di telecomunicazioni. Noi abbiamo visto sulla nostra rete un aumento del 30% del traffico sulla rete mobile, del 60% sulla rete fissa, e pensate che il numero di minuti spesi ogni giorno utilizzando soluzioni di collaboration, quindi come quelle che vengono utilizzate anche dalle scuole, ha fatto un per 6 nel giro di fatto di pochissimi giorni e ha eguagliato il numero di minuti spesi sulle piattaforme video di video streaming come YouTube, eccetera. Questo per darvi un'idea di come il cambiamento è stato immediato e l'infrastruttura di telecomunicazioni del paese, quindi non solo quella di Vodafone, ha retto e ha dato possibilità chiaramente alle aziende ma anche alla scuola di continuare a garantire per quanto riguarda la scuola l'insegnamento e per quanto riguarda le aziende invece la continuità operativa a molti business. Da un punto di vista di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo, quindi sicuramente nella fase emergenziale abbiamo voluto supportare anche la scuola, in primis siamo partiti dagli studenti delle scuole superiori, abbiamo dato giga illimitati agli studenti dai 14 ai 26 anni per un mese, proprio per dar loro la possibilità di continuare a fruire dell'insegnamento in questa nuova modalità. Abbiamo poi attivato delle offerte che consentivano in forma gratuita per 3 mesi di utilizzare le piattaforme di collaborazione senza erodere la disponibilità dei giga e soprattutto, visto che anche la pillola iniziale faceva un po' riferimento al tema del digital divide in qualche modo, perché si parlava di un quarto comunque delle famiglie che non hanno la possibilità di accedere alle tecnologie, abbiamo annunciato un piano pluriennale molto importante che utilizza una tecnologia che in gergo si chiama Fixed Wireless Access, quindi utilizza nelle zone che sono più remote la potenza oramai della rete radiomobile, quindi 4G oggi, 5G domani, per rendere disponibile connettività a banda larga anche in zone dove è meno conveniente portare la fibra.
Oltre a questo, io credo che un altro aspetto molto importante sia legato a quelli che sono stati annunciati e che saranno gli investimenti. Si parlava dell'investimento di 400 milioni per la scuola, per la connessione degli edifici scolastici. Quindi sicuramente vogliamo giocare, vogliamo fare la nostra parte, quindi all'interno di questo ambito, proprio perché garantire l'accesso all'apprendimento a distanza diventa, secondo me, un prerequisito e un diritto che in qualche modo dobbiamo rendere disponibile a tutte le persone, quindi a tutti gli studenti e agli insegnanti. È chiaro che non basta la connettività, lo abbiamo sperimentato tutti, oltre alla connettività c'è bisogno di applicazioni che consentano, come si diceva prima, anche di esaltare le capacità del digitale, quindi non soltanto nel replicare la modalità di insegnamento tradizionale, ma utilizzare il digitale per esempio per fare co-creation, così come ci vuole anche sicurezza. Le scuole oggi ci chiedono, soprattutto quando siamo andati a rendere disponibili dei kit, per esempio per gli studenti più disagiati, di fare in modo che queste soluzioni possano essere utilizzate in modo sicuro. Grazie. Allora farei intervenire l'ultimo ospite, diciamo, di questo giro di tavolo, che è Lorenzo Benussi, Chief Innovation Officer della Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo. Benvenuto. E buongiorno, ti lascio la parola appunto per intervenire in questa prima parte del dibattito, naturalmente anche qui portando la vostra esperienza come Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo, che naturalmente già ovviamente prima di questo periodo emergenziale ha portato avanti esperienze molto avanzate su questi temi, per capire come questa attività è cambiata anche in questo periodo e su cosa vi siete riorientati. Grazie mille dell'invito e anche dei contributi precedenti, che sono stati molto interessanti. Allora, io coordino il programma Riconnessioni, che è un programma di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, che si occupa di abbattere le barriere fisiche e culturali che impediscono alle scuole di innovare. E lo fa sostanzialmente in due modi. Il primo modo è la costruzione, insieme a Open Fiber, di una rete in fibra ottica dedicata alle scuole, che ad oggi connette più di 200 edifici scolastici a Torino e nell'Interland della città. Ed è una delle reti in fibra ottica dedicate alle scuole più grandi sicuramente in Europa. Dall'altra facciamo un percorso di formazione che in questi 3 anni ha coinvolto direttamente 1.400 insegnanti e indirettamente quasi 5.000 insegnanti. Per cui una grande comunità che discute di innovazione didattica dal punto di vista dell'utilizzo di internet, sono molto d'accordo, come strumento principalmente interattivo, e questo porta con sé una serie di eredità, una comunità per cui strutturata e molto grande, che nel momento del Covid ha reagito, direi, in mille modi diversi, ma sicuramente con grande reattività. Noi, da quando c'è stata la sospensione didattica, abbiamo iniziato un programma di webinar che sta terminando in queste settimane, che ha visto il coinvolgimento di più di 60.000 insegnanti, fino a raggiungere nel periodo di maggiore difficoltà 2.500 contatti che ogni giorno discutevano dei vari temi. Io purtroppo non vedo il cronometro, per cui cerco di mantenermi all'interno del tempo designato, e vorrei portare quello che abbiamo un po' raccolto, grazie, adesso lo vedo perfettamente, le esperienze che abbiamo un po' raccolto, dividendoli su dirigenti e docenti. Allora, abbiamo visto che è necessario in questo momento sviluppare una comunicazione particolarmente sofisticata verso la comunità. I dirigenti, le scuole devono andare a raccontare che cosa è cambiato e che cosa cambierà. E questo deve avere almeno due livelli, un livello istituzionale, sito dell'istituto ad esempio, e un livello invece più empatico e più, diciamo, distribuito, più capillare, perché chiaramente ci sono delle situazioni in cui è necessario telefonare chi non si connette. C'è una grande sfida sulla didattica, vanno riorganizzati i curricula all'interno degli istituti, perché è evidente che il prossimo anno sarà differente da quelli precedenti. È necessario attivare da subito, e molte scuole lo stanno facendo, un percorso di formazione docenti che gli permetta di essere in grado di gestire questa nuova didattica, qualunque essa sia, che a me piace definire ibrida, un po' virtuale e un po' reale, e sviluppare un'organizzazione un po' diversa da quella che precedentemente era attiva alla scuola, possibilmente utilizzando le reti. Abbiamo visto che la collaborazione tra scuole, tra reti di scuole, è stata uno degli elementi di successo. Per quel che riguarda gli insegnanti, invece, lavorare molto sulla progettazione di attività che devono essere diverse. La lezione frontale probabilmente non va più bene se è in didattica ibrida.
adottare strumenti che siano completi. Il Ministero ne ha indicati alcuni, le famose piattaforme, ma è necessario attrezzarsi per adottarle e anche per utilizzarle nel modo corretto in tutela dei diritti di tutti gli utenti, e immaginare percorsi di valutazione nuovi, e sono stati citati prima, ma certamente la valutazione autentica, la valutazione formativa e nuove modalità di questo tipo sono assolutamente importanti. Concludo sottolineando altri due aspetti che abbiamo visto come cruciali in questo periodo. Una, il patto educativo, la costruzione di un nuovo patto educativo con le famiglie, perché è evidente che cambiano un po', cambia tutto, cambia il tempo e lo spazio della scuola, e un'attenzione specifica all'inclusione, su cui magari tornerò dopo, però questa è una grande occasione per diventare più inclusivi, perché purtroppo la nostra scuola, come grande difetto, aveva il fatto di non essere certamente un ascensore sociale, come tutti ci auguriamo e giustamente ci ha ricordato la ministra prima. Bene, allora sono emersi molti spunti di riflessione, ci torniamo poi in un secondo giro di tavolo. Prima però darei la parola alla dottoressa Fabrizia Benini, benvenuta. La dottoressa Fabrizia Benini presso la Commissione Europea guida l'unità Economia e Competenze Digitali all'interno della DG Connect, Direzione Generale, Reti di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie. Allora, dottoressa Benini, innanzitutto la ringrazio per essere appunto qui con noi. Anche lei so che dovrà lasciare l'evento, insomma, poi dopo il suo intervento, quindi passo subito a farle una prima domanda. La prima domanda investe un tema che è anche un tasto dolente per il nostro paese, e ne abbiamo già accennato in precedenza con i nostri ospiti, il tema delle competenze digitali. Il recente rapporto DESI 2020 conferma, anzi aggrava la posizione dell'Italia, che rispetto agli altri paesi europei è davvero molto indietro su questo aspetto. Quindi vorrei chiedere a lei un commento su questo tema. Cosa pesa su questa posizione, e quali sono gli elementi centrali su cui si potrebbe cominciare a lavorare per, insomma, risollevarsi, uscire un po' da questa situazione. E so che ha delle slide che abbiamo qui in regia, quindi quando, insomma, vuole che le mandiamo, ci dia un segnale e gliele proietteremo noi. Prego. Intanto buongiorno a tutti, spero che l'audio stia funzionando e che siamo collegati. Tutto a posto, benissimo. Sì, allora, intanto io sono a capo dell'unità che ogni anno pubblica, raccoglie e pubblica l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società, il DESI, che in realtà è un panorama molto dettagliato sui vari aspetti della digitalizzazione per ogni Stato membro. E questi dati sono dati che ci provengono dagli istituti nazionali di statistica, e quindi sono passati anche al vaglio degli Stati membri, quindi sono, una fonte sicura per avere una panoramica il più oggettiva possibile. Sicché, se permettete, quello che farei è presentarvi le cifre, poi magari insieme possiamo vedere come si possono considerare i vari aspetti. Quindi, se il primo slide può, se la regia cortesemente, il primo slide. Esatto, quindi vedete le competenze digitali in Italia e in Europa. Quindi per il 2019, quindi questi sono dati pre-crisi, quindi non hanno ancora assorbito quello che sarà l'impatto dell'utilizzo dell'internet in seguito al Covid. Dunque, vediamo che nel 2019 il 42% di italiani hanno competenze digitali di base, mentre nel resto dell'Unione siamo al 57%. Qualcosa di simile per quanto riguarda le competenze al di sopra di quelle di base, che è 22% per l'Italia e 33% per il resto dei cittadini dell'Unione. Avete visto negli slide, è incluso il Regno Unito, questa è l'ultima volta che abbiamo i dati del Regno Unito, l'anno prossimo già non ci saranno. Se guardiamo i laureati, 1% dei laureati italiani si laurea in materie ICT, mentre 3,6 nel resto dell'Unione, e 2,8 di specialisti digitali nella forza lavoro contro 3,9 in Europa. Questo significa che più della metà della popolazione non ha dimestichezza con i prodotti o i contenuti digitali, e fa abbastanza fatica a, per esempio, a fare i banking, installare software e applicazioni.
Non è un problema, abbiamo i dati in relazione che si tratta soltanto, cioè che è una conseguenza dell'età media più avanzata della popolazione italiana, perché il divario rispetto agli altri paesi è anche si trova anche nella fascia d'età tra i 16 e i 24, dove solo il 65% dei giovani italiani hanno la competenza digitale almeno di base. Questo non si direbbe perché sembrano che siano sempre al telefono, però una cosa è essere al telefono, una cosa è avere una competenza digitale che ci permette di essere attori, anche in modo abbastanza basilare, però cittadini, attori e utilizzatori del digitale. Per quanto riguarda le competenze avanzate, perché è importante averle? Perché le aziende si possono digitalizzare, perché ci possa essere una progressione nei modi di produzione dei beni e dei servizi, abbiamo bisogno di esperti digitali non soltanto che escano dalle nostre università, ma anche che entrano nella forza lavoro. Ecco perché questo è un po' un quadro preoccupante. Allora, cerchiamo di allargare un pochino la panoramica, magari col secondo slide che riguarda l'uso di internet e dei servizi digitali. E qui vediamo che nel 2019 il 17% degli italiani non ha mai utilizzato internet. È un dato che è il doppio della media europea. Anche lo scarso utilizzo dei servizi di e-government, cioè di pubblica amministrazione online, dei servizi digitali pubblici, è molto più basso, soltanto il 32% degli italiani utilizza. Questi sono fattori evidentemente che influenzano altri indicatori. C'è una correlazione con lo stato di avanzamento, di scarso avanzamento in tema di digitalizzazione. Per esempio l'Istat recentemente ha pubblicato e rilevato che un terzo delle famiglie italiane non ha un computer o un tablet in casa. E questo evidentemente è una cifra che è più bassa qualora ci sia un minore in casa, scende al 14.3%, ma anche l'utilizzo delle connessioni veloci è ancora limitato. Quindi se guardiamo esclusivamente alle competenze digitali, questo è un problema abbastanza complesso, perché dobbiamo parlare della scuola, dobbiamo parlare del mondo dell'università, del mondo del lavoro e poi delle azioni in favore dei cittadini. Quindi è un processo che richiede sinergie che devono essere lanciate, sviluppate, approfondite, non soltanto tra i diversi ministeri, agenzie pubbliche che se ne occupano, ma anche nell'ambito del privato. Quindi, bene. Per questa sua prima domanda, certo. Penso che è una panoramica che spero assolutamente, sia diciamo non positiva, ma insomma esauriente. Ci ha fatto un quadro, diciamo, che conferma quello che abbiamo anticipato, insomma, nel fare la domanda. Io passerei ora come secondo punto invece proprio alle azioni, agli strumenti che come Commissione europea state mettendo in campo. In particolare vorrei capire, insomma, a che punto siete nel percorso verso il nuovo Digital Education Action Plan e anche, insomma, altre iniziative che state mettendo in atto appunto su questi aspetti delle competenze dell'educazione in merito appunto al digitale. Dunque, anche qui, se mi permettete, vorrei fare una panoramica un po' generale. Ci sono varie iniziative europee, ma c'è anche la reazione europea a questa grossa crisi, che sarà il recovery fund di cui il Ministro giustamente ha fatto menzione. E lì sarà l'opportunità di mettere in mano tutti insieme a progetti, a iniziative che possono colmare queste mancanze, far sì che l'Italia possa occupare il posto che gli compete nell'ambito delle economie europee. Quindi se guardiamo le iniziative, ci dovrebbe essere un altro slide, grosso modo ci sono tre, perché la sua domanda era per quanto riguarda il Digital Education Action Plan. Grosso modo ci sono tre. C'è un'agenda europea per le competenze che è stata adottata il 1 luglio, che in realtà è focalizzata a migliorare le competenze nella fascia
della popolazione che lavora, cioè quindi assicurarsi che i nostri lavoratori abbiano le competenze digitali e anche altre che sono necessarie a affrontare le nuove sfide. E lì ci sono, c'è un obiettivo molto preciso di portare le competenze digitali di base al 70% della popolazione europea entro il 2025. Se calcolate questo come sforzo è abbastanza significativo, perché oggi a livello di media europea siamo a 57, quindi andare da 57 al 70 vuol dire tanti sforzi, non soltanto a livello europeo, ma soprattutto a livello nazionale, a livello di regione, a livello provinciale. Quindi lì vediamo che il punto focale sono le iniziative dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, perché evidentemente oggigiorno dobbiamo, che siamo lavoratori, studenti, cittadini, dobbiamo essere pronti a imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, e questo è un modo di esistere, credo, che dobbiamo ancora tutti integrare. Io per prima, sembra che non ci sia mai abbastanza tempo per imparare qualcosa, bene, è assolutamente una necessità. Nell'ambito della nuova agenda, l'agenda per le competenze, c'è un'interessante iniziativa che sono le coalizioni nazionali, di cui abbiamo appena avuto una coalizione nazionale italiana importante che raduna in sé non soltanto vari ministeri, ma anche varie aziende e vari istituti di formazione, e questo potrà senz'altro avere un impatto nel identificare a livello nazionale quello che sarà una strategia per colmare questo deficit di competenze. Se passiamo al secondo slide e andiamo a guardare quali sono i fondi che possono essere utilizzati per sostenere appunto questa strategia nazionale, che speriamo venga messa sul tavolo, e sono parecchi, sono almeno sei importanti. Innanzitutto il Fondo Sociale Europeo, che già da vari anni può essere utilizzato per le competenze digitali a tutti i livelli, e questo poi è declinato a livello regionale in Italia. Dopodiché abbiamo Erasmus, che si occupa spesso e volentieri di mobilità e di coordinamento soprattutto di studenti del corpo insegnante anche, e avremo due altri programmi che entrano in gioco: il programma Europa Digitale, che è un programma nuovo e speriamo che sia dotato dai governi a breve con il pacchetto del bilancio europeo. Questo programma digitale avrà come scopo primario quello di sostenere l'università, di sostenere e di diffondere i corsi universitari in materie digitali avanzate, per esempio come l'intelligenza artificiale, la cyber security ed altre. E questo appunto sarà un complemento a quello che sono le azioni di ricerca di Orizzonte Europa. Ma ritorno al punto di partenza, che è quello più importante. Noi abbiamo visto durante la crisi del lockdown, dove tutti eravamo, diciamo, abbiamo operato, lavorato, continuato a interagire esclusivamente in modo digitale, remoto, abbiamo visto quello che è stato fatto, e anche lì i precedenti interventi ne hanno messo in risalto, per mantenere le connessioni. Abbiamo visto che tanti hanno dovuto imparare molto velocemente a utilizzare questi mezzi digitali, e la risposta dell'Unione è quella del Recovery and Resilience Facility, che è un fondo che è attualmente in discussione, ne avete letto sui giornali, in corso di approvazione. Sono 560 miliardi per permettere agli stati di recuperare e di ripristinare le proprie economie, il proprio divario sociale, le proprie
attività che sono state più colpite da questa crisi senza precedente, e tra le quali evidentemente ci sono anche le competenze digitali, che evidentemente oramai sono un elemento imprescindibile della nostra esistenza. Io la ringrazio. Grazie a lei, grazie davvero, dottoressa Benini, per questo contributo centrale, importantissimo, perché naturalmente, come è emerso da tanti anche incontri che abbiamo avuto già in queste prime due giornate e mezza di Forum PA 2020, il contesto europeo è un contesto ovviamente necessario e irrinunciabile quando parliamo di qualunque argomento, servizi digitali, lavoro, formazione, competenze, quindi insomma assolutamente un contributo essenziale. Allora io passerei al secondo giro di tavolo, al secondo giro diciamo di contributi con i nostri ospiti. Con i nostri ospiti parlando, appunto focalizzandoci maggiormente su questo tema che è stato introdotto dall'intervento della dottoressa Benini, che è proprio il tema delle competenze. Ne abbiamo accennato già prima, quindi chiederei ad ognuno di voi un passaggio che poi sarà il passaggio conclusivo di questo appuntamento su, riprendendo appunto l'aspetto delle competenze, l'aspetto dell'inclusione a cui abbiamo accennato prima, e poi se volete ognuno di voi darci proprio come keyword, come parole chiave per chiudere, quali sono secondo loro le due, tre priorità su cui si dovrebbe lavorare da qui in poi per mettere a frutto quanto imparato durante questa situazione diciamo di emergenza che abbiamo vissuto, e per guardare appunto in prospettiva non solo ai prossimi mesi, al prossimo anno, ma veramente sul lungo periodo. Allora inizierei invertendo un po' il giro che abbiamo fatto prima con Lorenzo Benussi, Fondazione Scuola Compagnia di San Paolo, che appunto già aveva rimandato a questo secondo momento per approfondire alcuni aspetti che aveva accennato nel primo intervento. Prego. Grazie. Beh, certamente il tema è molto complesso e sono molti gli argomenti sul tavolo. Allora, diciamo, noi ci stiamo polarizzando, ci stiamo concentrando su alcune grandi domande, due delle quali sono: uno, come valutare che cosa si sia perso in questi mesi, per cui i ragazzi che non hanno potuto connettersi, quanto hanno perso a livello di apprendimenti. Non è una domanda assolutamente scontata né facile, la percezione è che ci sia molto, ma che non sappiamo misurarlo e comprenderlo con realtà, in realtà. E questo condizionerà anche il lavoro dei prossimi mesi. L'altra grande domanda è come fare in modo che gli investimenti che vengono fatti oggi durino nel tempo, perché è evidente che mancano dei device, dei tablet, però i tablet hanno una durata di alcuni anni, mentre invece ad esempio le infrastrutture su cui noi crediamo sia strategico puntare hanno una durata molto più lunga. A livello di proposte che si potrebbero fare, abbiamo nella nostra esperienza di questi mesi, di questi anni di lavoro, raccolto alcune idee, che peraltro sono già in campo e le ha illustrate anche la ministra prima, ma credo che bisogna tutti insieme molto bene ragionare sull'execution, perché le politiche ci sono state anche negli anni passati, ma non sempre sono state efficaci. Allora, elencandole velocemente nel poco tempo che ho a disposizione, io credo che ogni alunno abbia diritto a una connessione a banda larga, ultralarga, a casa e a scuola. Questo vuol dire costruire dei percorsi, degli abbonamenti per gli studenti particolari, e vuol dire portare la fibra ottica, secondo me, almeno nei grandi plessi, nei grandi plessi scolastici del paese. Il secondo punto è che ogni ragazzo ha bisogno anche di un device, perché i device sono il calamaio, la penna e il quaderno del XXI secolo, e lavorando sulle adozioni, come molti esempi in Italia ci hanno dimostrato, è possibile, e su un utilizzo efficiente delle risorse è possibile dotare ogni ragazzo di un device, anche collaborando con il privato ovviamente. Poi è necessario un programma didattico personalizzato per ogni ragazzo. Abbiamo perso alcune cose nei mesi passati, cogliamo l'occasione per accelerare sulla personalizzazione dei curricula. Questo potrebbe essere veramente la chiave di volta per innovare la didattica. Poi abbiamo certamente bisogno dello sviluppo professionale docenti. Chiamiamolo sviluppo professionale, non formazione, perché qui andiamo verso una figura di insegnante molto diversa. E mi piace citare il presidente di Compagnia di San Paolo, Profumo, che definisce questo nuovo insegnante come un direttore d'orchestra,
più che come colui che trasmette delle informazioni. Un direttore d'orchestra che sappia far suonare insieme la classe oppure far suonare soltanto dei solisti in alcuni momenti. Finisco dicendo che questa potrebbe essere una grande occasione per partire dalla scuola e coinvolgere le famiglie e la società. Perché, come è stato evidenziato molto bene dai numeri prima, non abbiamo bisogno soltanto di elevare le competenze dei ragazzi e degli insegnanti, ma anche delle famiglie. In un'ottica in cui la didattica si svolge anche a casa, chiaramente questo è un tema complesso da affrontare, però vale la pena di impegnarsi perché potrebbe essere un grande allargamento delle competenze digitali dei ragazzi. Concludo dicendo che da quello che abbiamo visto c'è stata una grandissima effervescenza, ma la cosa importante è che noi non ci limitiamo soltanto a rendere il sistema scolastico la macchina più grande e più potente, ma dobbiamo cambiarla, perché non vogliamo tornare alla normalità, ma vogliamo una normalità migliore. Bene. Sì, insomma, la riflessione che stiamo cercando di fare in questa sede è proprio questa, cioè come non tornare a una normalità che in alcuni aspetti non era proprio, diciamo, adeguata alle richieste attuali delle famiglie, dei ragazzi, della società, ma sviluppare una normalità più innovativa, migliore. E allora passerei la parola a Mirta Michilli, sempre su questo tema delle competenze di cui ha già parlato prima, ma a lei chiederei in particolare se vuole un riferimento anche al discorso dell'importanza delle reti, dei territori, della collaborazione, che è un elemento che so anche, insomma, per Fondazione Mondo Digitale è molto importante. E poi se vuole anche lei, insomma, individuare queste priorità in chiusura. Sì, allora velocemente partirei dal tema delle competenze, poi arrivo al tema delle reti. Allora, le competenze, i dati che ha presentato la dottoressa sono dati veramente allarmanti, cioè sul DESI l'Italia abbiamo visto che è al 24esimo posto su 28 paesi, no? E, però questi dati dobbiamo secondo me leggerli anche in aggiunta ad altri dati molto complessi sul sistema Italia, no? Per esempio noi abbiamo i giovani senza diploma che sono il doppio della media europea, l'Italia è il paese occidentale con il più alto tasso di analfabetismo funzionale, i giovani con competenze fragili sono il 40%, il doppio della media europea e giù di lì sono tutti dati, il numero di laureati che dopo la crisi del 2008 è stato in fase calante tutto il tempo e che adesso aveva iniziato leggermente a riprendere e dobbiamo stare attenti assolutamente che non precipiti di nuovo. Poi se lo aggiungiamo all'altissimo tasso di disoccupazione giovanile, abbiamo 2 milioni di NEET, il mismatch tra l'offerta e la domanda del lavoro, la difficile situazione che vivono i giovani nel nostro paese. Perché dico tutto questo? Perché io dico che è fondamentale oggi porre l'accento su un grande progetto di sviluppo del capitale umano, a partire dai giovani, a partire dalle competenze di cui oggi assolutamente c'è bisogno di definire un piano strategico nuovo, che parta dalla scuola, arrivi all'università e poi venga proiettato durante la formazione professionale, la formazione durante tutto l'arco della vita. Io direi che questo è fondamentale anche non solo per lo sviluppo del capitale umano, ma anche per immaginare di, da una parte, mantenere competitivo il sistema delle aziende italiane, perché le aziende sono ancora competitive, le aziende italiane, e sono ancora capaci di innovare, però non lo potranno essere nel lungo periodo se non troveranno il capitale umano di cui hanno bisogno. Per cui questo è fondamentale anche poi per permettere al Paese di far sì di poter sostenere l'enorme debito pubblico che in questa fase di post-emergenza Covid l'Italia si sta accollando in qualche modo. Per cui, ecco, il tema delle competenze io credo che sia fondamentale. È fondamentale porlo oggi, nel momento in cui andiamo a ridisegnare una scuola più innovativa, in cui stiamo prendendo in prestito tanti soldi per investirli in settori su cui vanno fatte delle priorità importanti. Io concordo con tutto quello che è stato detto per il mondo della scuola, assolutamente partire dall'infrastruttura, dotare gli studenti della strumentazione moderna di cui hanno bisogno, fare un grande progetto di formazione e sviluppo professionale degli insegnanti. Ci sono tante idee, tante eccellenze nel paese. L'importante, io dico, è canalizzarle verso un grande progetto di cambiamento del sistema. È importante gli investimenti che facciamo oggi
capitalizzarli per il futuro. Dobbiamo costruire, migliorare su quello che c'è, ma avendo anche un grande progetto di cambiamento strategico. Senza saper dove si vuole andare, quali sono gli obiettivi che si vuole raggiungere, il rischio è che continuiamo a fare investimenti a pioggia senza poi capitalizzare verso un cambiamento sistemico. E nel poco tempo che mi è rimasto, il ruolo delle reti sono fondamentali. Noi in questo periodo abbiamo lavorato tantissimo per portare dei modelli che lavorassero a sollecitare gli ecosistemi territoriali anche per abbattere la povertà educativa, creare la comunità educante, investire nella formazione e nel coinvolgimento di famiglie, che io concordo sono state, si è rafforzato il legame scuola-famiglia durante la fase di emergenza. È molto importante che non venga di nuovo disperso, per cui è una grande opportunità anche per un grande progetto di abbattimento della povertà educativa nel nostro paese. Grazie anche per la precisione, insomma, sì, dell'intervento, devo dire, avevo anche aggiunto un ulteriore spunto così per complicare. Allora, Alessandro Magnino, Vodafone Business, anche appunto ad Alessandro Magnino chiedo un passaggio ulteriore specifico sul tema proprio delle competenze. Sì, grazie. Torno un po' al report, no, il DESI, quello di cui si è parlato prima, che evidenzia come siamo il fanalino di coda proprio per quanto riguarda le competenze digitali, ma per una volta, non l'abbiamo detto oggi, ma vale la pena segnalarlo, evidenzia invece che siamo al terzo posto in assoluto in Europa per quanto riguarda per esempio lo sviluppo del 5G, quindi della componente infrastrutturale. Dico questo perché molto spesso, parlando anche di digitale, di futuro, si è parlato magari delle carenze infrastrutturali a livello di telecomunicazioni, mentre dicevo prima che effettivamente l'infrastruttura ha dimostrato di reggere anche in questa fase emergenziale e le competenze sono molto importanti. Cosa possiamo fare concretamente anche come attore privato, no? Come mondo privato per favorire lo sviluppo delle competenze digitali? Io credo che possiamo lavorare su due fronti. Da una parte rendere il digitale più facile e in secondo luogo lavorare anche attraverso interventi di evangelizzazione. Quindi sul primo punto intendo che spesso e volentieri, anche quando parliamo di kit, di strumenti da rendere disponibili agli studenti o agli insegnanti, in realtà parliamo già di una pluralità di oggetti, no? Quindi il device, la connettività, la soluzione applicativa, la soluzione che serve a garantire la sicurezza, eccetera. Uno dei nostri ruoli come Vodafone Business è proprio quello di semplificare la vita a chi questi strumenti deve utilizzarli e quindi integrarli facilmente all'interno di un ambiente che ne consenta una fruizione più semplice. Nessuno di noi ha mai fatto un corso di formazione per usare WhatsApp, eppure sappiamo utilizzarlo tutti, no? Quindi quando la tecnologia è semplice, poi diventa più semplice poi fruirne ed utilizzarla con più frequenza. In secondo luogo invece abbiamo anche un ruolo e una responsabilità nell'evangelizzare chiaramente sia la pubblica amministrazione e le piccole e medie aziende nell'utilizzo del digitale. Proprio ieri noi abbiamo lanciato un programma che coinvolge 4 paesi in cui siamo presenti, la Germania, UK, Spagna e Italia, che abbiamo chiamato V-Hub, che sta per Vodafone Hub, e che è rivolto in particolare alle piccole e medie aziende. Abbiamo visto anche dal rapporto e dalle cifre che ci mostrava prima la dottoressa Benini che anche le piccole e medie aziende sono estremamente in ritardo in Italia nell'utilizzare le tecnologie digitali. L'ambizione di questo progetto V-Hub è proprio quello di rendere accessibile alle piccole e medie aziende in Italia tutto un set di strumenti, di conoscenze, di contenuti, di webinar e così via, che favoriscano l'accesso e la fruizione a tutti i vantaggi che poi il digitale può portare attraverso l'e-commerce, attraverso la semplificazione dei processi e così via. E abbiamo in mente quindi di avviare poi interventi simili anche da un punto di vista di formazione e da un punto di vista di evangelizzazione anche sul mondo della pubblica amministrazione, per cui credo che anche i privati possano giocare un ruolo importante in questo ambito. Venendo invece un po' alle conclusioni, come ci hai chiesto, no, di trarre da questa tavola rotonda, io mi sento di dire due cose. Quindi la prima è che, parafrasando un po' il titolo di un famoso film degli anni 80, auspico che la ripresa sia un ritorno al futuro, quindi che riusciamo a far tesoro in qualche modo di quello che abbiamo imparato anche in questa fase, se vogliamo, tragica, emergenziale, per imparare e per lanciare dei modelli didattici innovativi. E soprattutto, il secondo auspicio, mi piacerebbe che l'acronimo DAD, no, che è entrato un po' nel gergo comune, che sta per didattica a distanza,
possa essere ripensato come didattica amplificata dal digitale, perché abbiamo detto tutti in realtà, ed è stato detto più volte, che la trasformazione vera avverrà quando saremo in grado di utilizzare il digitale non per replicare semplicemente le modalità di didattiche di insegnamento tradizionale, ma per esaltare attraverso il digitale tutte quelle funzionalità come la co-creazione, l'utilizzo di contributi multimediali, eccetera, che sicuramente il digitale può offrire. Bene, grazie. Grazie. Allora darei quindi ora la parola a Susanna Sancassani per appunto questo secondo intervento. Prego. Un momento che non la sentiamo. Oh, dovrebbe abilitare lei l'audio. Ecco. Ecco, l'ho fatto. Perfetto, grazie. Qua. Allora, ringrazio tutti gli interventi precedenti per gli spunti molto, molto interessanti. Allora, io coglierei un'occasione. Noi abbiamo adesso questa grande preoccupazione su cosa abbiamo perso, no? Cosa abbiamo perso in questo semestre, in questo quadrimestre. Prendiamo l'occasione per focalizzare su risultati d'apprendimento davvero significativi in ciascuna disciplina. Perché uno dei grossi temi che io credo debba affrontare la nostra scuola è quello del troppo. Noi abbiamo programmi scolastici eccessivamente ampi che generano un'ansia incredibile nei docenti, i quali si mettono a correre e credono che la loro responsabilità come docenti sia il racconto dei contenuti che sono previsti nel programma. Raccontare non è insegnare, ascoltare non è imparare. Queste cose dobbiamo veramente mettercele in testa, perché noi siamo in una scuola che è ancora fatta così, in cui il racconto frontale di quello che riguarda i contenuti previsti dal programma è l'attività centrale. Allora, cogliamo l'occasione del fatto che dovremmo fare le cose che dovevano essere fatte in 4 mesi, dovremmo farle in 1 mese, cogliamo l'occasione per dire non le facciamo tutte, ne facciamo pochissime, e quelle pochissime le facciamo in un set didattico che sia davvero interattivo e costruttivo e che abbia la focalizzazione sull'arrivo ai risultati di apprendimento. Quindi io come docente responsabilizzato sui risultati dell'apprendimento. A quel punto gli strumenti digitali sono dei canali, sono degli strumenti ovvi che mi aiutano. Io anche in aula, se voglio fare rapidamente dei test, coinvolgere velocemente gli studenti nel fare brevi esercizi e vedere tutti insieme se hanno risposto giusto e commentare l'esito, uso uno strumento di Student Response System come può essere Kahoot, Socrative, non lo so, Poll Everywhere, tutti quelli che abbiamo usato online, lo uso anche in aula, come uso in aula gli strumenti per fare i brainstorming collaborativi che posso usare online, perché con 25-30 persone, anche se si potesse tornare davvero alla presenza, è fondamentale. Se poi lo scenario vero non sarà quello della presenza, ma sarà quello del blended, sarà cruciale andare a costruire una comunità che sia in parte online, in parte in presenza, che diventa una comunità grazie agli strumenti e agli strumenti digitali che fanno da piattaforma collaborativa per tutti. Ritorniamo al tema delle competenze. Io, francamente, sul tema delle competenze digitali ho tantissime perplessità. Perché le competenze, la prima questione è creare la motivazione alla costruzione della competenza. Si arriva a costruire la competenza e vederla significativa nel momento in cui io vedo che co-costruire contenuti, costruirmi una rete di contatti e far funzionare questa rete, gestire in collaborazione delle piattaforme di computo, eccetera, è significativo in qualche senso. Prendere il patentino di non so come si chiama l'informatica è una cosa che non dà motivazione, ma proprio a nessuno, per nessun motivo è impossibile essere motivati da una cosa del genere. Quindi importante sia per gli studenti che per i docenti non partire dalla competenza digitale in sé, ma dagli scenari didattici e di vita che ne rendono significativo e concreto l'utilizzo.
Grazie, grazie veramente per la riflessione e lo spunto che sì, effettivamente sintetizza e amplifica molte riflessioni che avevamo avviato insomma, con gli altri ospiti. Chiudiamo con Antonio De Santis, assessore al personale di Roma Capitale, intervento conclusivo con un focus sulla specificità del ruolo delle competenze all'interno di un'amministrazione, in particolare di un'amministrazione grande articolata come appunto Roma Capitale. Grazie, da questo punto di vista sarò molto breve anche perché in quanto alle competenze digitali insomma, ci sono stati ospiti illustri che sono riusciti in qualche modo a dare una fotografia precisa della situazione, però tengo molto a dare una visione complessiva legata a cosa accade realmente nella pubblica amministrazione e negli enti locali. A tal proposito c'è da dire che viviamo in un paese che per circa 15 anni, 10-15 anni, ha avuto di fatto un blocco del turnover dei dipendenti nella pubblica amministrazione. Questo equivale ad aver perso due generazioni di giovani o comunque di dipendenti nell'ambito della pubblica amministrazione. Noi sappiamo che in qualsiasi realtà aziendale si debba creare il giusto mix tra l'esperienza, ma evidentemente anche con soggetti che fanno nuovo ingresso, che quindi sono al passo con i tempi, che diano quello che è il loro bagaglio legato anche alla generazione alla quale appartengono. E molta poca importanza è stata data in passato a questa cosa. Fortunatamente adesso sta partendo una nuova stagione assunzionale anche a livello nazionale che potrà certamente dare una mano e sposarsi anche meglio con quelli che sono gli obiettivi legati alla digitalizzazione che tra le altre cose rimane il migliore strumento che introduce trasparenza in seno alla pubblica amministrazione, cosa di cui c'è assolutamente necessità e bisogno. Per quanto riguarda Roma Capitale, noi siamo riusciti, proprio perché taluni vincoli anche di carattere nazionale nel corso degli ultimi due o tre anni sono stati sostanzialmente tolti, a ricambiare il 23% del personale. Adesso sta per uscire anche un nuovo concorso dove una novità anche importante, una cosa che in precedenza non c'era mai stata, nasce per la prima volta appunto l'istruttore digitale, per cui noi avremo anche questo tipo di competenza e quindi uno skill legato specificatamente alla digitalizzazione. Un'ultima cosa che tengo a dire rispetto anche all'obiettivo della digitalizzazione è quello di unire sempre anche alla digitalizzazione quella che è una trasversalità di competenze. Per lungo tempo noi abbiamo parcellizzato le mansioni all'interno della pubblica amministrazione, credo che sia il momento di unire alle competenze digitali anche le cosiddette soft skill e quindi una certa flessibilità nel muoversi all'interno delle varie strutture. Bene, grazie. Era l'ultimo intervento, io ringrazio ancora una volta i partecipanti a questo appuntamento e per il loro contributo e ringrazio chi ha seguito questo appuntamento di Forum PA 2020 e un saluto a tutti, un buon proseguimento.